Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo ancora una volta a parlare di ENAC e come succede più o meno da un anno e mezzo a questa parte se ne parla sempre in maniera negativa. Però c'è da dare atto a ENAC che è davvero una fonte inesauribile di contenuti per chi fa video su YouTube riguardante il mondo dei droni. Perché davvero con ENAC si trova sempre video da fare, poi c'è chi ne fa più, chi ne fa meno, ma chi tratta il mondo dei droni con ENAC trova sempre un sacco di video da fare. E questo è uno degli aspetti più positivi dell'esistenza di ENAC. Ma nel video di oggi voglio affrontare un argomento di cui si è parlato poco, ma che tanti di voi, sia su Instagram che su YouTube che per email, mi scrivono sempre una stessa cosa, che vedremo e vi racconterò tra poco. Come sapete, il 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo, quello di EASA, che dovrebbe omogeneizzare appunto l'utilizzo dei droni all'interno di tutti gli stati dell'Unione Europea. Poi, all'interno di questo regolamento EASA, ogni stato può andare a diciamo, integrare un suo regolamento per andare a modificare alcune cose che secondo loro quello di EASA non soddisfa le sue esigenze. È quello che ha fatto ENAC. Il 4 gennaio ENAC ha rilasciato il suo aggiornamento UAS con le modifiche rispetto a quello richiesto da EASA. E una di queste modifiche è il mantenimento del QR code, cioè il mantenimento della registrazione del drone, perché come sapete EASA non richiede la registrazione del drone, ma richiede la registrazione dell'operatore e il codice operatore. Quindi per EASA sul drone va applicato il codice operatore, sul radiocomando il codice operatore, che poi sia sotto forma di QR code, che sia il codice per esteso, non importa, ma è il codice operatore EASA. Mentre il QR code di registrazione del drone per EASA non esiste. Quindi, se noi dovessimo andare a volare all'estero con solo il codice di registrazione drone, perché in Italia serve quello, andiamo, che ne so, in un altro stato, in Germania, e diciamo qua c'è il regolamento europeo, vogliamo con il nostro QR code, ci fermano, non abbiamo il codice EASA perché è quello che serve realmente per nel nuovo regolamento europeo, anche se qua in Italia sembra inutile, e noi gli diciamo no, ma in Italia ci vuole questo, mentre loro di quel QR code di ENAC non se ne fanno niente, anzi probabilmente lo usano a fare tutt'altro. Loro hanno bisogno del codice operatore EASA. E questa, se ci pensate ragazzi, è una contraddizione, perché il regolamento europeo è nato per omogeneizzare e semplificare l'utilizzo dei droni all'interno dei vari stati dell'Unione Europea, di modo che uno possa andare a volare, che ne so, in Germania, in Spagna, in Francia, senza diventare matto per sapere quale regolamento c'è all'interno di quello stato per utilizzare un drone. Quindi uno, se va in vacanza in Germania o in Spagna o in Francia, sa che il regolamento è quello europeo, quindi è uguale al nostro. Però purtroppo EASA, avendo dato la possibilità di integrare un regolamento, diciamo, nazionale al loro regolamento europeo, secondo me non ha valutato che all'interno dell'Unione Europea c'è l'Italia. E l'Italia, ragazzi, sapete che deve sempre complicare e differenziarsi da tutti gli altri. Cosa significa? Significa che se le modifiche che andiamo a fare al regolamento europeo sono importanti, decade quello che è la semplificazione e l'omogeneizzazione all'interno degli stati europei, perché allora a quel punto rimane un po' il discorso che c'è stato fino adesso. Ognuno c'ha il suo regolamento, se tutti fanno modifiche importanti. Quindi questa cosa di lasciare il QR code di registrazione del drone, ovviamente si sa perché è stato fatto, si sa perché tuttora viene lasciato, non ve lo devo dire io, però questa cosa comporta anche altri problemi. Quali problemi? Comporta che chi ha un drone come un Mavic Air, un Mavic Mini, non ha problemi, registra, paga 6 euro e registra il proprio drone, perché comunque questi droni hanno tutti i dati per la registrazione. Ma se uno, o meglio se tanti, acquistano un drone come questo, un SJRC, un drone nuovissimo, di ultima generazione dal punto di vista dell'uscita, e lo vuole registrare, cosa deve fare? Non lo può registrare perché non ci sono i dati necessari per la registrazione. Mentre se fosse stato applicato il regolamento europeo, quindi sarebbe bastato applicare il codice operatore EASA, non ci sarebbe stato nessun problema, perché questo drone veniva applicato il codice operatore e basta. Quindi se succedeva qualcosa veniva identificato l'operatore di quel drone. Stessa cosa per un drone tipo questo.
questo dronino che pesa meno di 250 grammi, un drone che è molto venduto attualmente perché, essendo appunto sotto i 250 grammi, vola benissimo, quindi tutte le cose positive che ha, il prezzo super interessante. Come lo registro? Perché comunque questi droni andrebbero registrati, quindi anche chi vuole essere in regola non può esserlo, perché questi droni non hanno i dati per la registrazione, tutti i numeri seriali che servono per essere registrati questi droni low cost non li hanno. Prendiamo anche questo dronino qua, Snapten A10, un dronino che pesa meno di 100 grammi probabilmente, adesso non mi ricordo, ma un peso assurdo, un drone che è da giocattolo, ma non è giocattolo. Perché non è giocattolo? Perché comunque ha una videocamera, e se ha una videocamera, anche se è un dronino che potrebbe rientrare nei droni giocattolo, non è più un giocattolo, quindi anche lui andrebbe registrato. Poi ovviamente questo non lo registrerà mai nessuno, perché è un drone che fuori all'aperto non si può utilizzare, perché è troppo leggero, si utilizza talmente poco che non ha senso neanche registrarlo, si utilizza più in casa. Però se io volessi registrarlo non posso, non ho i dati seriali che servono per la registrazione. Se invece avessimo noi in Italia mantenuto il regolamento europeo da questo punto di vista, anche in questo drone avremmo applicato un QR code con all'interno il nostro codice operatore EASA, e anche questo drone sarebbe stato in regola. Invece tutti questi droni, a parte i DJI o i Parrot o gli Autelivo, tutti questi droni importanti e costosi, tutti i droni low cost, la maggior parte, o penso tutti, non si possono registrare, non hanno tutti quei codici di registrazione. E a questo punto la mia domanda è: qual è la soluzione? C'è qualcuno che mi sa rispondere come vanno registrati questi droni? Perché tanti mi hanno scritto, e io a tutti questi gli ho detto: ragazzi, aspettate il primo di gennaio, perché dal primo di gennaio entra in vigore il nuovo regolamento europeo, che probabilmente non ci farà più registrare i droni, ma ci farà registrare noi come operatore, quindi avremo risolto il problema di tutti questi droni economici. E invece non è stato così, perché dando la possibilità di integrare un regolamento nazionale, l'abbiamo presa ancora tutti in quel posto, praticamente è rimasto quasi tutto come prima, anzi forse è peggiorato, perché adesso sembra anche che dobbiamo addirittura avere l'attestato per usare i droni sotto i 250 grammi, cioè c'è tutto un dubbio, non si capisce niente. Però questo è un altro discorso, non mi addentro perché sta diventando tutto troppo complicato, perché purtroppo non si è capito ancora che i droni non sono utilizzati da professionisti che li usano per lavoro, ma la maggior parte dei droni venduti è utilizzata da gente della strada comune che non vuole diventare matta. Vuole sì essere in regola, vuole sì che ci siano delle regole, ma vuole che sia tutto semplice, non che tutto deve essere complicato e tutto deve essere difficile da capire. È questo che la gente della strada che compra tutti questi droni, perché la maggior parte di tutti questi droni che vedete qua davanti è comprata da gente che li usa come passatempo, quindi non deve diventare matta. Se io compro un drone come questo da 80 euro, non devo diventare matto per sapere cosa devo fare per volare, o se sono in regola o non sono in regola, non so se ho capito, mi devono spiegare, aspetta che vado a vedermi 18 video su YouTube di 18 youtuber che mi dicono cosa devo fare, perché se leggo quello scritto da ENAC non capisco niente. Perché il senso è quello, perché se noi andiamo a leggere tutto quello scritto da ENAC, la maggior parte delle persone a metà pianta lì di leggere e va avanti a utilizzare il drone come l'ha fatto fino adesso, cioè in maniera, se vogliamo, in legale, ma almeno si diverte. O se no l'altra metà delle persone vanno a vedersi tutti gli youtubers che fanno video inerenti appunto ai regolamenti e volo dei droni, compreso me, ovviamente mi ci metto anch'io all'interno di questi video, e anch'io vado a vedere i video degli altri, perché è talmente tutto complicato che non si capisce una beata fava. Quindi ragazzi, spero che quest'altro video riguardante la nostra amatissima ENAC vi sia piaciuto, sia stato interessante, speriamo di avere delle risposte riguardanti questi droni low cost. Se è così, ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto novità, curiosità, stampe 3D, tante cose arrivano lì, dove vado a volare, tante cose arrivano su Instagram. Seguitemi, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per supportare questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi.